Domani comincia Velia Teatro nell'area archeologica di Elea Velia con il teatro classico e il mito che come sempre parlano al presente. Vediamo. La forza del teatro classico, dei suoi archetipici protagonisti, dei miti che attraversano il pensiero dell'umanità. Velia Teatro è un rito dell'estate nel Cilento. La 19ª edizione proporrà dal 6 al 22 agosto 8 spettacoli, introdotti da studiosi, autori, docenti, nell'ambito di una riflessione che abbraccia, partendo dalla scena, diritto, psicoanalisi e temi drammaticamente attuali, come il traffico internazionale di esseri umani. Ad aprire la rassegna nel Parco archeologico di Elea Velia, la tragedia di Euripide, sabato in programma Elena, domenica Alcesti, entrambe prodotte da Kirkis Teatro Antico in scena. Lunedì 8, salto temporale e di genere con una riscrittura dell'Aulularia di Plauto. Mercoledì 10, spazio alla Scuola Medica Salernitana con Trotula quasi magistra, pièce sulla figura di Trotula de Ruggero, prima ginecologa della storia. Il 13, ritorno alla Commedia di Plauto con Mostellaria, mentre il 19 verrà rappresentato Edipo Re di Sofocle. Lezione e spettacolo a cura di Giovanni Greco, domenica 21, Lisistrata di Aristofane, ovvero La guerra del Peloponneso, non si farà. Nella città di Parmenide Zenone, epilogo il 22 in filosofia con i numeri dell'anima dal Menone di Platone a cura della Compagnia del Sole. Nel corso della prima serata ricordo del filologo e grecista Maria Untersteiner, cui è dedicata la rassegna a 35 anni dalla scomparsa. Previsti servizi di trasporto gratuiti da Salerno con autobus da Piazza Concordia alle 18 e dal parcheggio del sito all'Acropoli con navette dalle 19.30.